Carla Bruni, Sarkozy? Se mi tradisce lo ammazzo. Non passa il dolore per la morte di mio fratello. Carla Bruni, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 6 gennaio dalle 16:10 su Canale 5, parla a Silvia Toffanin anche del marito e della morte del fratello. Carla Bruni, se mio marito mi tradisce lo ammazzo. La top model, premiere dame e ora cantante, il prossimo album sarà in italiano. Carla Bruni è interpellata sul marito Nicolas Sarkozy, ex presidente di Francia, sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene. È un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta: questo uomo devo sposarlo assolutamente. Lui è pieno di energia e forza. Se mi tradisce lo ammazzo. Carla Bruni parla della morte del fratello e della famiglia. Molto legata alla sua famiglia, la Bruni ricorda il fratello morto a causa dell'AIDS a soli 40 anni, e un dolore che non passa. Di sua madre racconta: quando è morto mio fratello ero molto preoccupata per lei, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile. Sulla sorella, attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi dice: è stata ed è una sorella maggiore stupenda. Mi ha coccolata e protetta. Le chiedo spesso consiglio perché lei mi dà forza e fiducia. Carla Bruni ricorda Gianni Versace. Icona della moda degli anni 90, Carla ricorda l'amico stilista Gianni Versace, mi manca ancora. Gianni ci trattava benissimo, come se fossimo la sua famiglia. Voleva dare un'immagine della donna forte e potente. Per lui la donna era una star, non una vittima. E poi, Donatella, Versace, NDR, è stata coraggiosa a continuare il lavoro di suo fratello ed è riuscita a portarlo nel mondo di oggi. Della recente riunione delle super top model di Versace, voluta proprio da Donatella, dice: è stato commovente rivedere Cindy Crawford e Claudia Schiffer che non vedevo da anni. È stato molto emozionante essere lì, tra lacrime e riso.